Ciao beautyne, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi è un video un po' diverso da quelli che vi propongo solitamente perché vi propongo non solo il trucco che faccio generalmente tutti i giorni, ma proprio il video completo dalla A alla Z, quindi anche base viso e sopracciglia. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial andando ad applicare su tutto il viso una crema per andare a idratare la pelle e creare questa sorta di base pre-make-up che protegge la pelle. Successivamente, nella zona delle occhiaie e dove necessita, nelle varie macchie, crosticine, brufoletti che ho sul viso, vado ad applicare un correttore che sia bello coprente. Vado ad opacizzare il viso e soprattutto vado a fissare il correttore con una semplicissima cipria trasparente. Riscaldo l'incarnato con un velo di bronzer. Creo un leggerissimo contouring nei lati del naso, ma soprattutto nella zona degli zigomi. Applico questo illuminante che è veramente bellissimo e super luminoso. Applico il blush e successivamente applico una punta di cipria sotto lo zigomo per andare a definire bene quella zona. Passiamo alle sopracciglia. Inizialmente vado con lo scovolino ad alzare le sopracciglia e a disegnare la parte sottostante. Successivamente faccio l'inverso, quindi ad abbassare le sopracciglia con lo scovolino e a disegnare la parte superiore e soprattutto ad applicare un po' di matita anche nell'interno dove necessita. E successivamente con lo scovolino vado a sfumare il tutto per rendere il tutto molto più naturale. Successivamente con il correttore vado a definire le sopracciglia. Questo è un passaggio a cui io non rinuncio mai perché mi piace molto avere le sopracciglia super definite. Rimuovo poi l'eccesso di correttore con un cotton fioc e su tutte le sopracciglia vado ad applicare una cipria trasparente per andarle a fissare e soprattutto a renderle super opache. Per terminare vado a fissare, a pettinare, diciamo, le sopracciglia e a fissarle con questo gel che sarebbe per capelli, però si presta benissimo come gel per sopracciglia. Per il trucco occhi vado semplicemente ad applicare un po' di ombretto color carne sotto l'arcata sopraccigliare. Applico una punta di ombretto tortora nella piega dell'occhio. Su tutta la palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto sabbia molto molto chiaro. Realizzo poi la mia solita riga di eyeliner nera e termino il trucco occhi andando ad applicare il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio. Passiamo al trucco labbra e andiamo ad applicare questa matita color carne con sottotono caldo su tutte le labbra e successivamente applico questo bellissimo rossetto nude rosato. Ed il tutorial è terminato. Questa è la mia base viso, il mio trucco da tutti i giorni. Io spero che questo trucco vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao beautine!